PC Gamer. Time to play. Awe, ciao a tutti ragazzi da EasyGamer89, ben ritrovati sul mio canale con un nuovo livello di Tomb Raider 1 con le texture di GLaDOS. Siamo arrivati al terzo livello, Lost Valley, quindi direi bando alle ciance e cominciamo subito. Qual è lo scopo di questo livello? Trovare tre ingranaggi che ci permetteranno di fermare l'acqua, quindi bloccare la cascata, e passare da un passaggio segreto dietro di essa, che ci porterà poi al nuovo livello, che sarebbe Tomb of Qualopec. Qua intanto ammazziamo questi lupi, che poverini, stavano anche dormendo, però noi siamo cattivi e li ammazziamo. Nella verità è che non avevamo le gocciole, quindi non avremmo potuto dargli niente da mangiare e avrebbero voluto mangiarsi noi. No, non si fa. Meglio evitare. Toh, crepate tutti. Andiamo qui sopra. Lì sulla destra è inutile andarci perché ci sono soltanto un altro branco di lupi che appunto ci vogliono mangiare. Un branco di allupati. Lasciamoli perdere lì e noi andiamo avanti di qua. Recuperiamo questo medikit gigante. E tuo amico mangia di più? Sei diventato scheletrico, lo sai? C'è tanto di quel cibo buono da mangiare, ma perché rinunciarci, dico io? Perché? Perché siete matti, ecco perché. Toh, ammazziamo questi dinosauri. Che ci fanno quei dinosauri qui? Non si sa. Sarà sempre opera del dottor Kirk di Dino Crisis. Sì, lui che ha portato i dinosauri nei giorni nostri. E qualcuno si è perso per dare fastidio a Lara. Sicuramente è andata così. Toh, crepa anche tu? Piccoletto, non mi fai paura, eh? Questa zona mi ricorda sempre la zona poi di Tomb Raider 3. Del Sud Pacifico, che dinosauri, anche se vabbè, quello è uscita dopo. Fortuna che sono dinosauri piccini, picciò, che non ci fanno paura. Ah, un T-Rex! Che ci fa qui? Un dinosauro gigante! Non ci fare del male! Questo se ci tocca ci fa un sacco di danni, quindi cerchiamo di tenerlo lontano, lontano, lontano. No, devi crepare! Non ti avvicinare! Ammazza, sei veloce! Più che veloce, gigante. Due passi e ci raggiunge. Stai facendo passi da gigante, eh? Toh, è crepato, tiè, insisti Lara, insisti, tiè. Per tutta la musica, no vabbè, scherzo. Tu eri un T-Rex, ora sei diventato un T-Rex. Muahahaha. Toh, crepa. Cioè, resta crepato, perché ormai è già crepato. Ok, qua ci sono altri cadaveri, come vedete. Ah, mannaggia voi. Allora, andiamo da questa parte, prima di tutto, che dobbiamo recuperare un segreto. Qualche volta l'ho snobbato, quello. Me ne dimentico, perché è talmente semplice. È come se uno pensa, no, l'ho già preso. Invece no, qualche volta l'ho scordato. Giocando per conto mio. Eccolo qua, che ci regala munizioni per fucilazzo. Ed è il primo segreto. Ora possiamo recuperare subito l'altro, andando sopra quella cascata. Come facciamo a raggiungerla? È molto semplice, dobbiamo andare da questa parte. Anche se qualche volta, per colpa di un bug, oppure non è neanche un bug, forse è calcolato proprio a millimetro. Bisogna prendere proprio le misure giustissime, altrimenti non si arrampica. Proviamo così, speriamo che sia la volta buona la prima. Qualche volta ho dovuto fare vari tentativi per riuscire a prenderlo. Speriamo che non sia questo il caso. Ok, meno male, sarò impiccata subito. Sì, forse è calcolato proprio al millimetro per mettere un po' in difficoltà. Ah! Cattivoni! In questo segreto ci sono munizioni per fucile e munizioni per magnums, perfetto. Adesso andiamo di sotto, buttiamoci quindi in acqua, così possiamo recuperare il primo ingranaggio. Primo su tre. Andiamo da quella parte, facciamo attenzione anche a un dinosauro piccolino, anche se finché arriva qua noi ci siamo già arrampicati, giusto? Yes. Oh, per poco però. Che fai, ti impigli? E noi ti spariamo. Volevi mangiarci? Ora sono cacchi tuoi. Che? Yeah. Sono riuscito anche a ucciderlo, grande. Generalmente riesce a scappare. Ma questa volta è stata la tua fine, muahaha, e resterà tutto registrato. Arrampichiamoci qua sopra e c'è il primo ingranaggio, come dicevo. Eccolo qua. Quanto ci hai fatto sudare? E insomma, abbiamo dovuto affrontare dinosauri, piccoli e grandi. Quindi, insomma, abbiamo corso un gran rischio. Vai Lara, un bel tuffetto bello alto. Quella capriola non puoi farla, però è pur sempre un gran tuffo. Brava Lara, ti sei aggiudicata la medaglia d'oro delle Olimpiadi. Per i tuffi, brava brava, complimenti. Perfetto, andiamo avanti. Basta fare i pirla. Cioè, era meglio quando non registravo. Ho fatto un po' meno il pirla in questi giorni, c'è da dire. No vabbè, scherzo, lo faccio sempre, anche quando non registro. Però se voi siete contenti con i video da pirla, io continuo a fare i video da pirla, non c'è problema. Facciamo fuori questo intanto. L'altro dove è stato? Ho visto, eravate in due. Eravate in due a ballare l'Aligalli? No.
E adesso resta solo io a ballarlo. Ammazza, vi siete messi uno sopra l'altro? Mi sembra il momento di accoppiarvi? Vabbè, andiamo avanti noi. Non sono cavoli nostri. Allora, per raggiungere quel tetto, che è un altro segreto, ci stava una parte dove ci si poteva aggrappare e dovrebbe essere proprio questa. Dico bene o dico benissimo? Dico benissimo. Perfetto, quindi Lara, da brava. Arrampicati lì, senza fare scherzi. Brava, brava. Vedi quanto sei brava quando collabori? Dovresti farlo più spesso, lo sai? Vai, corri così, perfetto. Blum, altro segretozzo che ci regala un medikit gigante. Munizioni per Magnus. Piu, 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 piu. Munizioni per Uzi. Che useremo svezzizzimo. Qua ci sono anche munizioni per fucile. Che decisamente ci fanno comodo. Ora per scendere delicatamente facciamo un salto di là. Che c'è una discesa. Perfetto. E prima di andare avanti, adesso andiamo a recuperare l'altro ingranaggio. Secondo ingranaggio. Eccoci qua, dobbiamo semplicemente buttarci in acqua e lo potremo recuperare. Buongiorno, è qui l'ingranaggio che cerco? Yes, è proprio qui. Recuperalo, Lara. Questo è già il terzo livello di seguito che registro. Inizia a seccarmi la gola. Quindi magari poi registro al massimo l'ultimo, il quarto, che non è lunghissimo. E poi direi che basta così per oggi, dai. Visto che ho avuto parecchio tempo, ho detto, vabbè, riregistro i primi quattro. Tanto non sono né lunghissimi né molto difficili. Questo magari è un po' più complesso rispetto già ai primi due, però diciamo che è fattibile. Molto fattibile. Andiamo di sotto senza farci male, possibilmente. Perfetto. Qua non c'erano dinosauri, vero? No, 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 tutto tranquillo. Però c'è un ponte distrutto. Quindi facciamo estrema attenzione. Corriamo, corriamo e fermiamoci poi. Altrimenti ce ne andiamo di sotto e dobbiamo rifarci tutta la strada. Ma anche no, non se ne parla. Ma nemmeno morto. Arrampichiamoci. E qui c'è il terzo ed ultimo ingranaggio. Oh, finalmente! Li abbiamo tutti gli ingranaggi, che bello! Li abbiamo tutti! Questo significa che possiamo andare avanti. Fotogrammi, non rompete? Purtroppo ho notato che quando registro scendono un po'. Peccato. Sto registrando con Fraps comunque, perché con Bandicam non so perché, ma veniva più scuro, non so per quale strano motivo. Infatti anche l'Unfinished Business, quando feci il gameplay di quello, veniva così. Non so perché. Poi anche perché c'era il fatto che si fermava la registrazione quando partivano le scene in computer grafica, con Fraps invece no. Quindi insomma mi conviene registrare con questo. E vabbè. Qualche piccolo calo di frame, pazienza. Tanto non guasta, dai. Almeno credo, non dà così tanto fastidio. Ok, eccoci qua, verso inizio livello di nuovo. Ora che abbiamo tutti e tre gli ingranaggi, dobbiamo tornare di sopra. È stata Monte da dove siamo venuti all'inizio. Però andremo dalla parte opposta, appunto per inserire questi ingranaggi e fermare la cascata. Vai, Lara, mi raccomando. Non cadere in acqua, altrimenti devi rifarti tutta la strada. E non ti conviene, vero? Non conviene a nessuno. Io poi che devo pure correre, ma perché? Potrei prendermela con più calma, invece no, devo correre. Ma chi mo fa fa? Ma chi mo fa fa? E neanche salvo, ma che bravo, ma che bravo. Voglio vedere se cado poi. Che devo rifarmi tutto. Sì, perché la cascata, cioè l'acqua, la corrente dovrebbe portarci di nuovo di sotto, quindi sì, dovrei rifarmi tutta la strada. Oddio! Spero di non cadere in questa trappola, diciamo. Allora, inseriamo i tre ingranaggi qui. Ingranaggio number one. Che poi se li guardate attentamente, gli ingranaggi neanche si toccano tra loro. Quindi come fanno a girare? Perché li abbiamo trovati questi ingranaggi? A che servono? Potevano girare automaticamente quelli, no? E neanche questo tocca agli altri. Cioè, è strano, eh? Vabbè, inseriamo questi altri. Ok, e neanche questo lo tocca. Vabbè, accendiamo la leva. E facciamoli girare, va. I tre che abbiamo messo noi non girano. Perché cacchio li abbiamo trovati allora? Non si sa. Vabbè, noi andiamo avanti, abbiamo fatto il nostro dovere e riteniamoci soddisfatti. Non abbiamo motivo di rimproverarci nulla. Prima di andare avanti, però, dobbiamo andare da questa parte a recuperare un altro segreto. Che in questo livello sono ben 5. Alt da questa parte. Ok, medikit grande. Beh, Lara, ributtiamoci in acqua adesso.
Ce la fai? Aia, che botta! Volevo buttarmi in acqua! Vabbè, fai un tuffo, Lara. Fatti perdonare. Ok, very good. Andiamo da questa parte. Come vedete, ora qui è chiuso. Quindi la cascata non ci sarà più. E potremo raggiungere il passaggio segreto. Che all'inizio livello, giustamente, non potevamo. E questo ci porterà alla fine del livello. Per raggiungere quella parte di nuovo, però, dobbiamo farci tutta questa strada. Nel frattempo recupereremo anche, se non sbaglio, l'ultimo segreto. Dovrebbe essere questo, il quinto. Ok, un segreto tra l'altro immancabile, perché dobbiamo passarci per forza di qua. Quindi anche il più nabo di Tomb Raider dovrebbe riuscire a trovarlo per forza. È lunga, si è notata, eh? Dai che ci siamo quasi, Lara. Ok. Ho la gola secca, porca paletta. Questo perché? Perché parlo troppo, registro troppo. Infatti qualcuno nei commenti mi ha detto alle volte: ma parli troppo, porca miseria, stai un po' zitto. E io vi dico: scusate, ma io faccio gameplay commentati proprio perché parlo. Altrimenti vedetevi tanti di quei gameplay non commentati e non rompete, porca paletta. Questa è una cosa che volevo dire così, senza motivo. Però vabbè, non c'entra niente. Ma ho pensato di dirlo, mi è venuto in mente. La prima volta che cominciai a fare i gameplay commentati, infatti, che poi fu appunto con Tomb Raider 1, Lara, tu fai un tuffo intanto, dissi, se non sbaglio, avevo paura a fare i gameplay commentati perché poi magari c'è il timore di non sapere cosa dire, però poi col tempo ho capito che basta dire cavolate e siamo tutti contenti. Quindi qualunque cosa mi viene in mente io la dico e come va, va, insomma. Eccoci qui nel passaggio segreto, grazie alla cascata che abbiamo fermato, e siamo arrivati quindi alla fine del terzo livello. Lost Valley, uccisioni 9. Tutti i dinosauri, credo, anche i lupi. Oggetti trovati 16, segreti trovati 5 su 5. A me gusta trovare i segreti. A ti te gusta trovare i segreti. A everybody gusta trovare i segreti. Trova i segreti con i medikit, con le munizioni, con le nuove armi ed altri oggetti. Troviamo tutti i segreti. Yes! Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo terzo livello di Tomb Raider 1, spero che vi sia piaciuto, grazie per avermi seguito, se vi è piaciuto lasciate un like che è sempre gradito, altrimenti lasciate un dislike, vi ricordo di mettere sempre il like sulla pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao! Oh.